Eder, Mech, Pallister. Sparire così d'amblè non era da lei, decisamente. Viveva per sua figlia, per cui nessuno, non è mai esistita l'idea in noi che ci fosse stato un allontanamento volontario. Difatti già inizialmente, dopo pochi giorni da quando ho preso che la denuncia era stata fatta per allontanamento volontario, sono andato in caserma a precisare che era una cosa assurda, che la denuncia non poteva essere formulata così. Questa persona aveva subito qualcosa le era successo di anomalo. Non c'è nessuna informazione riguardo ai tabulati, a chi abbia mandato i messaggi, da quale posto siano stati mandati. Abbiamo qualche dubbio, perché il nostro sentore è che Mara quella notte abbia subito qualcosa di estremamente brutto e di estremamente tragico. Sembra un po' assurdo da Susa su, voglio dire, così, fare l'autostop. Non è credibile. Devi avere proprio fortuna che qualcuno ti carichi, quindi torni su a piedi a prenderti le chiavi di casa. Soprattutto ti lasciano a piedi lì, perché non è ritornato su a portarla su. Voglio dire, ci metti 2 minuti a arrivare a Chiomonte, patente o non patente in tasca. Uno l'avrebbe riportata su. No, la cosa non sta in piedi, ci sono tantissime cose poco chiare. Quindi stiamo parlando di un omicidio? Per noi sì, la nostra percezione è questa. Mara è stata privata della vita, non pensiamo ad una persona sola, decisamente no. E magari a un collaboratore che gli abbia dato una mano valida per occultare un cadavere. Comunque è una donna alta 1,75 m per almeno 60-65 kg, quindi comunque sia, hai il tuo da fare per far sparire un cadavere del genere, per non essere intracciato e via dicendo. Chissà qualcosa, chi ha visto qualcosa, abbiate coraggio di denunciare una cosa del genere. A una mamma è stata tolta la vita per la cattiveria e la crudeltà di uno o più esseri umani. Queste persone vanno punite, vanno allontanate dalla società, anche per la vostra tutela, per la tutela di tutti. Non dobbiamo lasciare impunite queste persone. Tu sei un cuoco e lavoravi dove lavorava Mara? Sì. Ed eri proprio lì nel periodo in cui c'era Mara? Sì, ma non mi voglio parlare di questa storia qua. Per questo motivo qui sono andato via dal locale. I vinieri io li ho visti una volta, però è un controllo che hanno fatto normale. Io di solito sono in cucina, non so, finisco prima di loro, quindi loro finiscono dopo di me. Che tu sappia, ci sono stati liti? Guarda, non me ne voglio parlare, mi spiace. Io non voglio parlare di sessore qui, non voglio avere problemi, quindi va bene come è andata e basta, per me, riguardo me. Il mistero della scomparsa di Mara Favro ha avuto inizio la notte tra il 7 e l'8 marzo, dopo il suo turno di lavoro in una pizzeria di Chiomonte, situata nella Val di Susa. Recentemente, un inviato del programma televisivo Chi l'ha visto ha rinvenuto un mazzo di chiavi, molto simile a quello di Mara, lungo la strada statale 24, che secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe percorso poco prima di sparire. Tra le varie ipotesi avanzate, vi è quella che Mara possa aver fatto autostop prima di scomparire senza lasciare traccia. Il rinvenimento delle chiavi è stato immediatamente comunicato ai carabinieri, che hanno provveduto a repertare l'oggetto. Un dettaglio significativo, riportato dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli, è che le chiavi erano attaccate a un ciondolo a forma di delfino, identico a quello posseduto da Mara. Il mistero che avvolge la scomparsa di Mara Favro si infittisce, e la Procura di Torino ha avviato un'indagine per omicidio, contro ignoti, mentre le ricerche e gli appelli della famiglia continuano incessantemente. Gli inquirenti stanno esaminando anche gli ultimi contatti della 51enne, inclusi alcuni messaggi e un selfie, che avrebbe inviato dal suo telefono, alle prime luci dell'alba, poco prima di sparire. L'ultimo messaggio di Mara risulta inviato la mattina della sua scomparsa a un uomo, che aveva conosciuto da poco nel locale dove lavorava. Nel messaggio, la donna avrebbe espresso l'intenzione di lasciare il suo lavoro in pizzeria, ma non è chiaro se il messaggio sia stato effettivamente scritto da lei. Un altro elemento enigmatico riguarda un selfie inviato allo stesso uomo, e alla chat di classe della figlia alle 5:30 del mattino. La foto, scattata di notte, mostra il volto di Mara semioscurato dal buio, mentre sembra fare una linguaccia. Questo scatto solleva una domanda inquietante: è stata davvero lei a inviarlo? E quale potrebbe essere il significato di quell'immagine? Chi l'ha visto continua a indagare sul mistero di questo selfie, cercando nuovi elementi che possano chiarire le numerose ombre che avvolgono questa vicenda. Nel frattempo, il fratello di Mara si dice certo che non si tratti di un allontanamento volontario, dichiarando: qualcuno le ha fatto del male, mentre tornava a casa dopo il lavoro. Questa domanda rimane ancora senza risposta. Uno dei fatti più singolari
registrati nel caso di Mara Favro, è sicuramente il ritrovamento che una vicina di casa della 51enne avrebbe fatto il 9 marzo scorso, diverse ore dopo la sua scomparsa. La vicina ha dichiarato di aver trovato una strana cartellina sul pianerottolo del condominio in cui entrambe vivono. All'interno della cartellina erano presenti dei fogli con scritte inquietanti. Oltre alla data della scomparsa di Mara, l'8 marzo, sui fogli si leggono frasi come comando dei carabinieri, medico legale, autopsia ok, e camera mortuaria. Su un altro foglio erano riportate le parole 10 marzo e Napoli. Questo materiale è stato consegnato agli investigatori, che lo stanno ancora esaminando. La vicina ha aggiunto di aver visto Mara Favro per l'ultima volta, la mattina del 7 marzo e di aver parlato con lei. Durante la conversazione, Mara sembrava tranquilla, come sempre, e le avrebbe detto di voler lasciare il lavoro, per stare più vicina alla figlia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.